Italia del vino, terra di grandi rossi, dal Barolo al Barbaresco, dal Brunello di Montalcino al Chianti Classico, passando per l'Amarone e non solo, ma sempre più terra anche di bianchi che si stanno facendo strada, dal Vermentino tra Liguria e Sardegna al Verticchio dei Castelli di Jesi nelle Marche, dai bianchi del Friuli a quelli dell'Umbria, da quelli dell'Alto Adige e del Trentino fino all'Etna. Il bel paese si sta affermando anche tra i vini bianchi del mondo, pensando al grande tema della longevità, la parola ad alcune delle imprese e delle cantine che producono tra i migliori bianchi italiani. I bianchi si sono inseriti sicuramente in questo canale di grande interesse verso intanto i prodotti autoctoni, per cui c'è rispetto magari a quello che era qualche anno fa su alcuni vitigni internazionali che comunque hanno fatto un po' da traino anche sul mondo, sulla ripartenza un po' dei vini bianchi di qualità. E oggi c'è grande interesse sui vitigni autoctoni, appunto, quindi Verdicchio non solo, e una riscoperta anche della personalità nel vino bianco, perché anche questo, quindi la ricerca del cru, la ricerca delle differenze all'interno della stessa denominazione, quindi un po' il concetto, l'approccio che abbiamo lo stesso con i vini rossi, e del pari direi anche una maggiore attenzione sulle capacità per esempio di conservazione dei bianchi, per cui sempre più assaggi magari di annate che non sono l'ultima, ma magari sono 3, 4, 5 fino a spingersi anche più là. Quindi diciamo un approccio che alla fine non vede tante differenze rispetto a come viene affrontato, visto e criticato, analizzato il vino rosso. Negli ultimi anni l'Italia ha dimostrato nei vari territori un grande potenziale dal punto di vista dei vini bianchi, e questo anche attraverso appunto la presentazione dei bianchi che sapessero affrontare il tempo, no? Confrontarsi con il tempo, l'evolversi nel tempo, ed è un valore incredibile. Come dicevi tu, da nord a sud ci sono espressioni altissime ed è importante valorizzarle, quindi sono contento che il mercato le recepisca e che progressivamente ne riconosca il valore. L'Italia ha dei territori unici che danno la possibilità a noi produttori di realizzare bianchi veramente importanti, con l'aggiunta di vini che migliorano con il tempo e quindi che presentano questa complessità che via via li fa diventare veramente grandi vini. Noi produciamo vini sull'Etna, l'altitudine, quindi vigneti a 800-1000 metri, la raccolta che avviene a metà ottobre, quindi una delle vendemmie più tardive per i vini bianchi in Italia. Il terreno 100% lava donano chiaramente a questo vino delle caratteristiche importanti. La longevità è un elemento su cui dobbiamo batterci continuamente, perché attraverso questo requisito, l'acquisizione di questo requisito, crea valore al vino, al territorio e al lavoro che facciamo. Intanto, prima di tutto bisogna partire dal presupposto che nel mondo la quantità di vini bianchi prodotta non è diversa da quella dei vini rossi, quindi le due tipologie sono più o meno praticamente della stessa quantità. Certamente il valore aggiunto che c'è su un vino rosso è diverso dal valore aggiunto che c'è su un vino bianco. Prendiamo Napa, uno Chardonnay costoso di Napa costa $100, un Cabernet costoso di Napa ne costa 500. Lo stesso discorso può valere per l'Italia. In effetti c'è difficoltà a riconoscere ai vini bianchi questo plus valore, forse anche perché si ritiene siano più semplici, più facili da bere, si consumano più velocemente. Però detto questo, credo che i bianchi abbiano una grande opportunità. Primo, perché certamente sempre di più si beve bianco, con l'idea che magari è più leggero, non tanto nell'alcol quanto proprio nella percezione gustativa. Sempre di più si sta attenti a, come posso dire, anche a mangiare leggero, e quindi mangiare leggero vuol dire spesso anche avere un bianco accompagnato al mangiare leggero. Quindi direi che il lavoro è soprattutto un lavoro legato alla capacità di convincere, diciamo, possiamo dire convincere, di far notare che anche i vini bianchi hanno un loro valore. In effetti, se ci si pensa bene, ci sono molti vini bianchi che hanno grande valore, diciamo il nostro Cervaro, i vini del Friuli, il Trebbiano di Valentini, ma insomma non vorrei neanche perderne qualcuno, tutti gli altoatesini. Ecco, si tratta di dire qual è la ragione per cui debbono costare così meno dei vini rossi. Però credo che bisogna lavorarci, farlo capire, farli assaggiare. Spesso
dai vini bianchi si rimane in qualche modo anche affascinati. Tutti pensano che l'Italia sia un paese produttore di vini rossi, io sono convinto che anche i vini bianchi avranno il loro spazio, più di ora. Io penso che i nostri vini lassù in zona Alto Adige, dove noi siamo, hanno una grandissima potenzialità data soprattutto diciamo, dall'acidità che hanno e quella le porta in avanti. In più la struttura che riescono a evolvere sui nostri suoli è per quello. Noi poco fa abbiamo anche fatto degustazioni con bianchi di 30-40 anni che sono ancora in ottime condizioni, hanno ancora questa frizione, hanno ancora sapidità, hanno ancora acidità, quindi sappiamo anche che anche i bianchi possono evolversi nel tempo e che si migliorino sicuramente per i primi 5 ma anche 10 anni. Se questo è il percorso fatto fin qui, che cosa serve per migliorare ancora? Io penso un po' che sia quello di avere meno genericità, no? Qualche volta si è venduto e si è visto vino bianco come all'interno di una stessa denominazione un prodotto diciamo univoco, più fresco e magari con una buona eleganza, ma oggi forse dobbiamo andare a cercare maggiori differenze, quindi per esempio la riscoperta delle unità geografiche, quindi dei cru, delle differenze tra le zone, l'esposizione, e quindi un approccio diciamo più di maggior complessità all'interno del mondo dei vini bianchi. Quello che da fare è lavorare sulla qualità in ogni ambito, quindi dal progressivo, no? Elevarsi ulteriore delle qualità dal punto di vista organolettico, anche dal punto di vista della comunicazione, quindi cercare di raccontare questi vini, comunicarli nel migliore modo possibile per far percepire all'utente finale il valore che c'è dietro. L'importante cosa è che tu hai uve buone, uve sane, il materiale deve essere quello giusto e così tu hai già tutta la base per avere un vino che riesce a evolversi nel tempo. Per quello noi pensiamo noi sappiamo che nel futuro sarà sempre più importante lavorare sempre di più nei vigneti.